Oh mio Dio, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Ed eccoci nella nuova modalità oro massiccio di Fortnite. In questa modalità che ha aggiunto Fortnite possiamo trovare solo oro. Beh, voi direte, beh, solo oro, cioè nel senso non solo oro, ma nel senso, no, solo armi d'oro, sono stupido io, cioè nel senso, no, sono molto intelligente, bravo, simpatico, non è vero. Comunque, allora, dobbiamo andare qua a prendere, insomma, cioè, nel senso, qualsiasi cosa troveremo, qualsiasi arma troveremo, sarà un'arma, diciamo, d'oro, no, nel senso, arma leggendaria, arma mlml. Ecco, tipo questa, e beh. Molto buona direi. Andiamo a prendere il tesoro qua sopra perché, capito, dobbiamo prenderlo. Ah, un'altra cosa, questa è una modalità, cioè, no, di 4 e io sono solo da solo. E io già non so giocare a Fortnite, quindi immaginatevi come sarà giocare contro altre 4 persone. Cioè, vi è mai capitato di voler trovare... Dicevo, vi è mai capitato di voler trovare un'arma d'oro, no? Un'arma leggendaria e non trovarla? Ecco, qua troverete praticamente solo armi d'oro. Cioè, chi è che non vorrebbe trovare solo armi d'oro? Cioè, chi? Cioè, io voglio trovare... Solo che anche gli altri troveranno armi d'oro, quindi, capito, aiuto. Oh, ecco, che bello, sì, bellissimo. No, scusate, ma qua ci sono troppe cose belle, aiuto. Vabbè, prendo lo scudone, perché, vabbè, per ora va bene questo. Poi praticamente corso commercio è diventato mio. Cos'è sto coso? Scusate. Oddio, ma qual è il migliore fra... Guardate, io sono abituato con lo SCAR. Ah, bello il fucile pesante. Basta, questa modalità è diventata una delle mie preferite. Adesso la porterò sempre qua sul canale e voi la guarderete, vero? Mi sa che ho fatto una cavolata. Ho lasciato lo scudo. Però c'è nel senso, boh, non so, cioè da quello che ho visto se ne trovano molti. Lo sapete che la prima persona che troveremo, cioè nel senso il primo gruppo che troveremo, sarà quello che mi ucciderà, perché cioè nel senso io già non so giocare, poi figuriamoci, cioè no, ovviamente. Io ho notato anche che nell'altro video vi stavo spaccando i timpani, perché il microfono poi ha iniziato a gracchiare perché io urlavo. Ops, magari cercherò questa volta anche no di allontanarlo un pochino e di parlare più così, no? Perché se poi io parlo sopra il microfono, diventa brutto. Che è successo? Ho visto un movimento strano laggiù. Io non so se ho visto, se ho le allucinazioni. Può essere, perché... Ok, andiamo in safe, perché sinceramente, dobbiamo andare in safe. Perché sennò poi dopo la zona dice... Ehi, ti prendo io! Fa così, no, la zona. Voi immaginatevi la zona come un essere vivente. Ecco, lei è tutta quanta non lenta, goffa... Cos'è stato? Aiuto, mi sto spaventando. Dicevo, vabbè, immaginatevi la zona come una cosa brutta, no? Come un essere umano, no? Tutto quanto goffo che cammina lentamente. Però tutto quanto arrabbiato, no? Che fa, ti prendo. Ecco, praticamente così la zona. Che fa, ti prendo tutto il giorno. No, non hai niente di meglio da fare che prendere le persone. Ma io veramente scioccato dalla zona. Cioè, dalla tempesta là, dalla cosa. Cioè, io veramente sciocco, basito completamente. Non so perché ho fatto questa scala, sinceramente. Non ne ho la più pallida idea. Però comunque possiamo dire di entrare in questa casa bellissima. Prima magari prendiamo le munizioni, perché le munizioni servono sempre comunque. Io credo di aver visto dei movimenti da fuori, ma faccio finta di niente, perché se no mi rendo conto che fra poco è arrivata l'ora della mia morte e vorrei evitare di rendermi conto di questa cosa. Quindi adesso cos'è che faccio? Prendo i materiali che mi danno qua, giustamente. Ora andremo con la barca in giro! Cioè, ma vi rendete conto che stiamo andando con la barca sopra, cioè sul terreno normale? Non è normale questa cosa, eh? Ok, mi sto abbastanza scioccando comunque. Siamo rimasti in 23. C'è un elicottero. No, ci sono gruppi. Via. Allora, qua dobbiamo giocarcela in modo intelligente, no? Perché dobbiamo considerare tutte le risorse che abbiamo. C'è un elicottero. Dicevo, dobbiamo considerare tutte le risorse che abbiamo, perché secondo me questo sta per venire ad ucciderci, io ve lo dico. Perché se è fermato là, io ne sono abbastanza sicuro oramai. Però, vabbè, se moriremo, niente. Sarà, diciamo che lo saprete, ecco. Allora, io sto qua, tranquillo, non mi muovo. Sto qua e mi nascondo. Allora, perché sto facendo il camper? Adesso vi spiego, perché dobbiamo considerare tutte le risorse che abbiamo. Siamo bravi a giocare a Fortnite? Almeno, io sono bravo a giocare a Fortnite? Assolutamente no.
Ho, diciamo, armi migliori? No, perché tutti hanno queste armi. Ho possibilità di sconfiggere una squadra intera? No. Quindi, qual è l'unica cosa che si può fare per arrivare almeno fino alla fine? Camperare. Vedete, cioè bisogna lavorare con il cervello al massimo, quindi nascondersi in questa situazione è la scelta migliore per poter sopravvivere. Se vai e ti getti direttamente dentro un burrone, sta sicuro che morirai. Oh, ecco perché... forse perché sono stupido. Avevo il microfono tipo a molto più alto del normale. Può essere che qualcuno stia praticamente qua. Io ne sono abbastanza sicuro, li sto sentendo arrivare con queste orecchie qua. Io direi di andare nella safe perché tanto direi di posizionarci da qualche parte. Guardateli, sono tutti là. Scusate, ma io sto sentendo una specie di cosa in cielo. Non vorrei dire... Ma oh mio Dio, ma cosa c'è qua? Ma state scherzando? Io mi nascondo. No, scherza. No, no, impossibile, impossibile. È anche imbarazzante solamente cercare di combattere, no? Guardateli là come stanno fightando una roba straordinaria, no? Con tutte le cose. Io invece, cos'è che sto facendo qua? Cavolo, perché non so giocare. Però dai, almeno è divertente, no? Cioè, guarda, sta praticamente esplodendo la Fortnite, praticamente. Adesso mi esplode il PC davanti. Da quante cose stanno succedendo. Beh, bello, grazie, grazie. Non è per niente... No, 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 allora io direi di suicidarci. Brutto schifo. Ma guardate, chi è che ce l'ha? Ho colpito uno in pieno, perfetto. No, voi no, non osate fare niente, vero? Scusate, ma io sto sclerando, aspettate. Oh mio Dio, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Mi hanno tritato male. Vabbè, è stato molto divertente giocare a questa modalità. Io ero in singolo, quindi immaginate voi. Io dovrei giocare con degli amici, solo che... Boh, vabbè, ci penso. Quindi grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete microfono nei commenti, Scrivete microfono, così vi do il cuoricino. Quindi grazie per aver guardato questo bellissimo video. Mamma mia, talmente tanto che è incredibile. E iscrivetevi al canale, oh creature, se volete vedere altri video. E quindi ci vediamo al prossimo video di Fortnite di Minecraft. Ciao!